YouTube mi ha invitato a Roma al Creator Day, che non è il giorno del creatore, di Dio nostro Santissimo, ma è il giorno dei creatori, ovvero di chi gestisce un canale YouTube, come me, come magari anche te dall'altra parte. La cosa potente non è tanto che YouTube mi ha invitato a Roma, con tutto rispetto per YouTube, che ringrazio, è il primo evento in Italia che fanno di questo tipo, ma è che la moglie, attenzione, mi ha dato il permesso di andare a Roma. E mi ha detto, dice, ma guarda, dato che ci tieni tanto, vedo che sono un po' di anni che ti ci diverti, vacci, va. E quindi questa è la cosa importante. Quindi ci andrò, penso, nella giornata di venerdì, forse mattina, forse pomeriggio, e o forse anche sabato, perché mi interessa. La cosa che un po', non dico mi ha dato fastidio, è che questo invito è rivolto solo a chi ha più di un tot numero di iscritti in su. E quindi purtroppo per YouTube le dimensioni contano, anche se in realtà ho visto tanti canali che magari hanno solo 20, 30, 100 iscritti, che sono veramente veramente validi. Quindi adesso, raggiunto questo traguardo, questo obiettivo, che ci tenevo tantissimo a condividere con te, perché mi è arrivata l'email, te l'ho detto quasi in diretta, diciamo, il tempo di caricare il video, è che mi sembra ieri, quando avevo iniziato, in realtà il canale Video Ripetizioni è datato, è stato registrato, l'idea ce l'ho avuta all'inizio 2011, però ho iniziato a fare video, a fare contenuti in maniera costante e spero anche di qualità, insomma apprezzati, dal 2013 in poi, quindi non sono neanche 3 anni che Video Ripetizioni, diciamo, esiste. Ecco, mi sembra di rivivere i primi tempi che è durato quasi un anno, dove avevo all'inizio 20-22 iscritti, ma 50 iscritti, 100 iscritti, e si fatica, ragazzi, è un casino, si fatica molto. E quindi mi immagino dall'altra parte la fatica che fai. Quindi il consiglio, se mi posso permettere di dare qualche consiglio, è di insistere, di non perderti d'animo, di non buttarti giù di morale, perché basta che insisti, e soprattutto che fai la cosa con passione, cercando di magari far ridere, oppure condividere conoscenze, insegnare qualcosa, intrattenere le persone. Poi ogni canale YouTube ha il suo obiettivo, no? Al suo pubblico, farlo con costanza e soprattutto divertendoti, perché altrimenti, e non guardare i numeri o le dimensioni, perché grande, piccolo, il canale YouTube non ce ne frega niente. Alcuni eventi a Roma, a questo Creator Day, sono limitati, diciamo, dedicati solo a chi ha più di 10.000 iscritti, alcuni a più di 15.000, alcuni addirittura a più di 100.000 iscritti in su, però mi pare che la soglia minima per alcuni eventi è sopra i 1.000 iscritti, che adesso io ti direi, guarda, sono pochissimi, perché Video Ripetizione ha superato i 15.000, in realtà 1.000 sono tantissimi, e so esattamente il sudore, la fatica che si fa per raggiungerne 1.000 di iscritti. Però quello che ti dico è che ti prego, non far tanto caso alle dimensioni, ai numeri, fregatene, non ce ne frega un cazzo, te vai avanti per la tua strada. Se ti va, scrivimi un messaggio sotto, perché ci sono passato in prima persona, anche tutti gli amici che stanno dietro Video Ripetizioni ci siamo passati. Se ti va con le vostre Video Ripetizioni, cioè le tue, ti puoi mettere magari un po' in mostra, puoi avere un po' più visibilità condividendo la tua conoscenza con tutto il pubblico di Video Ripetizioni, già come abbiamo fatto con Federico e con Alessandro e con tanti altri. E quindi niente, ti farò sapere sicuramente come andrà questo Creator Day nella capitale, a Roma, di YouTube, questo evento a posti limitati e insomma non per tutti. Però ecco, se sarà possibile farò qualche ripresa, se la batteria di questo scaldapizzette di telefonino regge, e soprattutto qualche foto, e la condividerò con te, ti farò sapere questa esperienza come va. Sono abbastanza contento, soprattutto che la moglie mi abbia dato il permesso, e niente, ti ringrazio tanto per l'attenzione. Se ti va, pollice all'insù, iscriviti se non ti vuoi perdere le altre, condividi con i tuoi amici su Facebook, dove ti pare, e niente, ti auguro un'ottima giornata o serata a seconda di quando tu mi stia guardando. Un salutone da Leonardo e da Video Ripetizioni. Ciao ciao.